campo delle capire, volto questa attenzione particolare all'ambiente. È uno dei capisaldi del nostro lavoro. Noi siamo culturalmente indipendenti dal Ministero dell'Ambiente. Si nascondono le grosse risorse, i tempi di uomini e di mezzi che hanno quotidianamente impiegato proprio per la terra dell'ambiente. L'ambiente in senso del territorio, del fiero, del territorio di manare, per avere gli abusi demaniali, ma nel senso alto del termine, della tutela della risorsa mare, dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista di forza. In questo momento, giusto per essere per esempio, diciamo sul pezzo, abbiamo un laboratorio ambientale, che sta facendo delle verifiche sulla questione amalfitana. È stato richiesto, dopo aver fatto dei sorvoli con i nostri mezzi aerei della questione amalfitana, stiamo proseguendo questa attività di monitoraggio attraverso prelievi con i nostri colleghi del comando generale di questo laboratorio. Stanno aiutando le amministrazioni e gli enti competenti sul territorio per verificare effettivamente quanto più possibile che non siano problematiche di carattere di inquinamento per quanto riguarda quest'estate 2015. La testimonianza del fatto che effettivamente questa sinergia tra noi e l'ambiente è fondamentale, di stabilimenti, per esempio, l'altro sono. Quindi, buon lavoro a tutti. Grazie comandante, io provo a ritornare sulla terra questa cosa. È vero, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo fatto tante cose insieme, tante ancora ci toccherà farne. Allora, innanzitutto ringrazio voi per essere qui, la stampa che ci segue ormai da 10 anni su questa e su tante altre iniziative, ma tutti gli altri ospiti in particolare, consentitemi di ringraziare i sindaci, perché so che questo è un periodo terribile per i sindaci, quale non lo è, però vedo in prima linea il sindaco di Faccio Pestum, vedo il sindaco di Cetara, i vice sindaci di Cento a Pariluro e di Casalvetino, vedo l'ingegnere Giordano e l'assessore Sabino di Tramonti, ci sta. Naturalmente, poi vorrei che ci salutasse l'assessore all'ambiente del comune di Salerno, insomma, che è la città che ospita questa conferenza stampa insieme alla capitaneria di porto. C'è il comune di San Mauro, il comune di Vietri, Ponte Cagnano, insomma, siete in tanti, poi vi citerò tutti. Però ci sta pure un elemento di novità, non per noi. Quest'anno, ad esempio, abbiamo tra di voi anche il vice sindaco di Cava dei Tirreni, che notoriamente non ha questo grande litorale. Però la domanda è: ma la gente che arriva a Vietri, che arriva a Cetara, da dove arriva? Solo da quei luoghi? La gente che arriva a Pariluro, a Capaccio, dove arriva? Dalle città anche dell'interno. Quindi noi dobbiamo sensibilizzare anche i cittadini delle città, delle grandi città della nostra regione, del nostro paese. Nel caso della vice sindaco, a cui faccio gli auguri, ne ha veramente bisogno, un senatore, non c'è stato nemmeno bisogno di sensibilizzarlo per fargli capire questa valenza. Insomma, un pubblico composito, interessato ed attivo. Naturalmente poi ci stanno i nostri circoli, il circolo di Cavalieri dei Reni, insomma è una presenza straordinaria. Vi ringrazio. Dicevo, questa decima edizione di questa iniziativa promossa direttamente da CONAI, che nasce proprio qui, nasce in Campania, anzi nasce in provincia di Salerno. La prima edizione è stata fatta qui in provincia di Salerno, è esportata poi nel resto della regione Campania e udite, ma lo diranno meglio di me sia Fabio Costarella del CONAI, grazie Fabio, sia Antonio Gallozzi, il nostro direttore, è stata esportata poi in altre regioni italiane. Le prime che mi vengono in mente: la Liguria, subito dopo, Marche e Calabria, ma anche altri, no? A Brera si stanno candidando, no? E ad estero. Evidentemente questa iniziativa ha un valore. Qual è il valore? Quello di dire la raccolta differenziata, questo gesto banale, quotidiano, è fondamentale, è fondamentale sempre, durante i mesi autunnali e invernali, tanto più durante il periodo estivo. Non è un di più, questa è una cosa essenziale, deve rientrare, far parte dei nostri costumi minimi, ma non è un gesto, è una consapevolezza, quello di avere il giusto rispetto per l'ambiente, per i materiali, che il CONAI valorizza, che rappresentano una ricchezza per i nostri comuni. Naturalmente, guardate bene, a tutto questo grande lavoro non basta, se non ci sarà una cornice istituzionale, normativa adeguata. Questo sarà tra le primissime cose che chiederemo alla nuova giunta regionale. Questa regione è diventata una regione paradossalmente
esemplare a livello italiano. Noi ieri eravamo orgogliosi con Tonino di essere a Roma per il Comune di Cicone 2015 ed a notare che la Regione Campania è la quarta regione assoluta in Italia per numero di comuni di cicloni sul totale, ma potrebbe diventare la prima se centinaia di comuni che stanno lì lì tra il 50 e il 60% riuscissero a fare questo salto, perché non è possibile. Basta chiederlo ai piccoli comuni, ai medi comuni, perché non ci stanno le strutture normative. Gerardo potrà dirlo meglio di me, Gerardo Gabbese, perché non ci stanno le strutture normative, perché non ci stanno le strutture per il trattamento dei materiali. Allora, noi su questo dovremmo batterci nei prossimi anni. Qualità della raccolta differenziata e necessità di avere qui nella nostra regione strutture, imprese, aziende per la valorizzazione dei materiali. Questo può diventare da volano all'economia circolare, che badate bene, poche regioni in Europa possono annoverare come potenziale economico di trasformazione come la nostra. Basta affacciarsi qua davanti e vedere le due coste tra cui si trova la città di Salerno. Vabbè, non me la faccio lungo, voi sapete che se piglio la briga non la fisco più. Voglio però ringraziare anche una presenza particolare, le condizioni meteoclimatiche sono più o meno ideali. Carlotta De Iulis della Cartes, appunto il pezzo successivo, Giacinta Liguori dell'EG, ma anche ripeto, i nostri cicli. Ho visto che è arrivato anche Gianni Rizzo, il titolare dello stabilimento balneare, che sarà esplorato nella raccolta e farà anche di più. Però avremo modo di raccontarvi la raccolta dei tappi dell'alluminio, di un progetto che nasce qui, garantisco che diventerà virale, che si chiama La Sindaci, ascoltatemi, l'alluminio per gli ottoni. Noi vogliamo raccogliere l'alluminio, rivenderlo attraverso di voi e destinare a voi comuni le risorse per costituire bande giovanili musicali, per sostenere i ragazzi con questo studio che vogliono studiare musica, perché la musica è un elemento di aggregazione di grande civiltà, che forse in questo supera abbondantemente il calcio e gli altri sport per le loro degenerazioni.